siamo su questo account Astolfo Lostr, che devo dire non ha molte skin. E oggi sono arrivato io in soccorso a questo mio fan che ha un nome veramente molto particolare, che ha veramente da poco iniziato a giocare a Stumble Guys. È un abbetto, non una skin, ragazzi. Come avete visto, ha solo la skin del pollo. E io sono qui per andare a trasformare un account dal valore di 0 euro a un valore di 1000 passa euro. Cercheremo di fare una cosa impossibile oggi. E iniziamo subito con la prima partita. Ma perché vi sarete che non stiamo facendo una partita? Cioè, per rendere un account buono bisogna andare a sciopazzare i big soldoni. E beh, ragazzi, non so se lo sapete, anche no, non ve l'ho detto, quindi non lo potete sapere. Ogni volta che andremo a vincere una partita normalissima, proprio così nel chilling, 2000 gemme verranno aggiunte a questo account. E quelle gemme poi le potremo usare per spinnare ruote, sciopare lo Stumble Pass. Ma mi raccomando, ragazzi, guardate questo video dal primo all'ultimo minuto e commentate qui sotto con Astolfo, perché adesso che sono creator di Stumble Guys potrò andare a regalare 3000 gemme a un bel paio di voi. Quindi sceglierò alcuni di voi che guarderanno tutto il video, lasciano un like e vanno a commentare qua sotto con Astolfo. Poi oggi ho visto che è uscita pure una ruota nuova, ci sono delle cose nuove, poi con lo Stumble Pass nuovo abbiamo tante belle cose da sciopare. Comunque, ci siamo qualificati per la semifinale. Molto bene, molto classico. E quindi adesso si punta a vincere anche il prossimo round. Sono veramente casato, signore, oggi. Mi raccomando, lasciate quel cavolo di like. Vediamo un po' la prossima mappa del giorno. Attenzione, attenzione, vediamo un po'. Non si sa cosa succede. Pronto, gioco. No, ragazzi, non va. Oh, oh, finalmente dopo 10 minuti Lavaland come semifinale. Concentriamoci perché mi servono queste 2000 gemme per andare ad iniziare al massimo. Poi speriamo anche di avere un po' di fortuna, perché l'account che inizia a valere quando ci sono skin speciali, skin mitiche. Poi se abbiamo sfighe non le troviamo, ragazzi, posso spendere anche milioni di euro. Ma tanto voi lo sapete che io non sono proprio il più fortunato di Stumble Guys. Comunque, sono già morti in due, molto molto bene. Questo account poi non ha emote, è proprio un account appena fatto, cioè ha proprio iniziato da poco a giocare questo mio fans. Ma ora siamo in finale. Tutto dipende da noi per avere le prime 2000 gemme. Oh mio Dio, proprio Block Dash come finale. È la finale perfetta. Molto molto bene, con la nostra skin del pollo. Questo nome è veramente incredibile. Guarda, non voglio sapere per cosa sta quel str. Facciamo finta di non saperlo e continuiamo a andare, non lo so, ragazzi. Io sto impazzendo. Io sto impazzendo e sono molto agitato, perché se non riusciamo a vincere questo game si annulla tutto, ragazzi. Non potremo più ricevere gemme, è tutto un casino. Quindi cerchiamo di andare a vincere, anche se sarà molto difficile senza emote. Penso di aver, non giocare un Block Dash senza emote da tipo, non lo so, mesi, mesi, forse anche anni addirittura. Ma l'importante è andare a vincere. Qua mi sembrano abbastanza dei bot, devo essere sincero. Ma a noi va bene così, cioè a noi non ce ne frega proprio niente. Più sono bot, più la possibilità è alta di andare a vincere. Ok, già morti in tre. Molto molto bene, rimaniamo in 4. Qua devo centrare, no, siamo in 5. Non sto capendo, sì, siamo in 5, ok. Devo cercare di rimanere più tempo su. Ok, quello lì riesce a farcela. Mamma mia, oh. Io che speravo fosse una finale bella veloce e andavamo subito a girare le ruote, a sciopazzare, invece no, cavolo. Ok, qua saltiamo, molto molto bene. Blocchi blu li schiviamo senza troppi problemi. Saltiamo di qua. Ma guardali, oh, ma sono fortissimi questi bot, ragazzi, cioè almeno io. Cioè, scrivetemelo anche nei commenti, ma sono bot questi? Non lo capisco, perché si chiamano player bjb, cioè di solito uno non ha quel nome. Oh mio Dio, questo player ha fatto un... No, ho fatto l'infamone. Zio Pera, zio Pera, devo saltare così. Oh mio Dio, oh mio Dio. Non ci credo, non ci posso credere. Che win, ragazzi. Che win, la prima win di questo account addirittura. Io non ci posso credere, mamma mia. Mi è pure arrivata la notifica della win, perfetto. Let's go, ragazzi, prima corona dell'account. Guardate, aveva già fatto un po' di partite, mi sa tipo 2. E guardatele qua in alto, 2000 gemme, tutte per noi. Tanto magari andiamo a spinarci questa, la skippiamo, perché a noi comunque non ci interessa. Ci ha dato degli Stumble Coins, sì, molto interessanti, ma non è che me ne freghi più di tanto. Ora è uscita la ruota spaventosa e la ruota puffo deliziosa. Io direi di andare a fare i primi 10 spin di questa ruota qui e iniziamo a far crescere il valore a questo account. Anche se qua è un po' un problema, perché effettivamente qua, vedete, ci sono tutte le, diciamo, le skin e le cose varie, che però si prendono con i frammenti.
Quindi dovremmo avere molta fortuna a sbloccare le skin. Però dai, possiamo anche trovare direttamente la mitica in questa ruota, che non è assolutamente male. 12 di questi non sono affatto male. Ma continuiamo a spinare. Io penso che con le gemme restanti vado ad attivare lo Stumble Pass. Penso che sia la cosa più intelligente da fare in questo momento, perché ci dà più skin, più ruote. Secondo me ci potrebbe stare. Mamma mia, intanto qua quante skin, ragazzi. Vi ricordo che se anche voi volete dei regali di gemme, mi raccomando, signori, un bel like, una bella iscrizione. Intanto qua, attenzione, riusciamo a sbloccare la skill leggendaria prima di quella epica? Non mi sembra vero, non mi sembra assolutamente vero. Intanto eravamo vicini alla mitica, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, non ci posso credere. Niente, 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 niente. Però siamo vicinissimi a questa skin, mamma mia, signori. Che io vi dico, spero che il Gigi non vada a vedere che è uscita Puffetta su Stumble. Ma nel mentre sblocchiamo la prima skin leggendaria, quindi già il valore dell'account inizia un po' ad aumentare. Piano piano, ragazzi, diventerà sempre più corposo, sempre più grosso questo account. Molto molto bene. Però adesso dammi la epica. Sbloccata anche questa, ragazzi. Mamma mia, ho un bel GG, signori. GGG. Entrambe le skin sbloccate. Qua abbiamo anche le sfide, tanta roba. Ah cavolo, non ho le gemme, zio Paperone. E allora sapete cosa faccio, ragazzi? Vado a shoppassare qualcosa io. Ed eccole qua, altre 2000 gemme aggiunte al nostro account per andare a sciupare lo Stumble Pass. Let's go, ragazzi. Io direi a sto punto, mo magari vi taglio un attimo il video perché sennò veramente diventa troppo noioso. Vado a sbloccare tutto, ragazzi. Vado veramente a sbloccare tutto lo Stumble Pass. In teoria ci vogliono 900 gemme, quindi ce la facciamo proprio nel mega chilling, proprio senza problemi. Poi sblocchiamo anche i gettoni di Halloween. Mamma mia, ragazzi, il video di oggi sarà lunghissimo. Io penso di superare la mezz'ora col video di oggi, ma guardatelo tutto, perché qua oggi spingiamo di tutto, voi non avete idea. Ah, ovviamente le sfide dopo non sono finite. Se andremo a vincere verranno aggiunte altre gemme all'account per renderlo sempre più grosso. Molto molto bene, abbiamo la prima skin speciale dell'account. È vero, la skin dello Stumble Pass quindi non vale così tanto come le altre, ma abbiamo anche la emote che non è da sottovalutare. Qua, ragazzi, andiamo a riscattare tutti. Vedete, già passi leggendari, ragazzi. Queste piccole cose fanno un account, fidatevi. Comunque gettoni e le animazioni le prendo. Magari quelle animazioni le prendo magari dopo off camera, perché non penso che ve ne freghi. Andiamo a spinare questa ruota epica o superiore proprio nel chilling. Magari troviamo una speciale. Che da tanto che non giro questa ruota, peccato, a me è una leggendaria, daccela. Peccato, 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 manco un'epica non fa mai schifo. Continuiamo a riscattare Stumble Coin, roba, ragazzi, mamma mia, frammenti di altre skin che a noi vanno molto bene. Devo essere sincero, ma i gettoni Halloween, questi sono quelli che ci serviranno per andare a sbloccare un sacco di skin dopo. Mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di andare a fare altre challenge. Dai, 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 dovremmo aver finito. Dovremmo, sì, alla fine questi biglietti di tornei che non mi interessano. Sì, non me ne frega niente. Io qua devo sbloccare le skin, mica tornei. Muoviti! 50 gemme, andiamo a sbloccare un'altra skin leggendaria. Molto bene, altri gettoni. Fiondiamoci subito nel secondo game, dove non potremo andare a toccare il colore blu. E ragazzi, se lo andiamo a toccare bisogna fare penitenza. Bisogna pagare cash, money, money, money. Che da un lato potrebbe essere anche una buona cosa, perché comunque abbiamo più possibilità di far crescere l'account. Ma dall'altra diciamo che le mie tasche ne risentiranno un po'. Ma che poi cosa parlo, che l'altro giorno Gigino mi ha shoppato il mondo su Stumble. Guarda, sto zitto che è meglio. Comunque, primo game con questa bellissima skin, ragazzi. Dite quello che volete, è una skin del pass, quindi non è proprio speciale come le altre, ma è veramente figa. Da 1 a 10, quanto vi piace a me? Penso che sia forse la mia skin preferita nel gioco. È veramente fatta bene, ragazzi. Poi col fatto che vola, è veramente figa. Poi saltiamo di qua e non riesco più a fare i trick. Sono veramente un pollo. Vabbè, però vediamo di qualificarci. Faccio il trick centrale, molto bene. Saltiamo così e voilà, dai. Ci qualifichiamo come secondi, non è troppo un problema. Andiamo a fare il tricotto perché noi siamo fighi. E sì, come avete visto, abbiamo toccato il colore blu in questa mappa, ma purtroppo non potevamo fare altro. Quindi aggiungiamo 1000 gemme da andare a shoppare. Ragazzi, ovviamente qua non ci sono le mappe dove c'è solo blu, non è che posso contare ogni passo che faccio, sennò divento povero. Quindi prime 1000 gemme aggiunte al portafoglio che dobbiamo dare. Sì, ragazzi, purtroppo è così. Super slide, anche qua abbiamo del blu comunque, e questa cosa non è che mi piaccia molto. Però secondo me è abbastanza evitabile. In caso, ragazzi, dovremmo andare ad aggiungere altre 1000 gemme da sciopazzare. Mamma mia, non vedevo l'ora proprio. Allora, saltiamo così, andiamo sul bo...
Mamma mia, ci ho messo veramente poco a toccarlo. Vabbè ragazzi, altre 1000 gemme. Oh, in tutti i due round ho almeno toccato una volta il colore blu. Ma faccio veramente schifo. Vabbè ragazzi, non so cosa dirvi. Siamo a 2000 gemme, io spero di non arrivare alle 3000, perché veramente se no mi potrei arrabbiare un cicinin. Poco, vabbè dai, l'importante almeno è vincere la partitozza. Che se non vinco neanche quella, io non lo so, mi ritiro, cioè faccio veramente schifo se no. Saltiamo qua il tutto, arriviamo pure primi. Let's go raga, molto bene. Ora ci manca solo lei, la finale. Speriamo di andare a vincere e niente. E la finale sarà, attenzione, speriamo in una finale non blu, perché se no arriviamo a 3000 gemme più la vittoria sarebbero 5000 gemme. E diciamo che proprio non è che voglio spendere 20 eurozzi, perché alla fine 20 euro sono 5000 gemme. Dai, speriamo. Tanto qua ragazzi ogni volta ci mette 5 anni a trovare una mappa. Io non capisco come sia possibile. Rush Hour, molto bene. Non ci dovrebbe essere cose blu, a meno che non sono stupido e vado addosso ai trampolini, ma io spero che me ne accorgo. E molto bene ragazzi, sono molto felice di questa mappa. Tanto uno è già morto, non capisco come sia possibile onestamente. Vabbè, io direi di andare a utilizzare un po' questa emote allora, giusto? Ah, non l'ho spostato, mi fa piacere. Siamo così, andiamo a usare il jumperino. Ma ragazzi, ma la prima cosa che ho detto è che non devo toccare il jumperino perché c'ha la roba blu. Sì ragazzi, vabbè, è turchese, ma è blu. Cioè sono andato così. Mi vergogno, dopo questa partita mi vergogno e vado comunque a shoppare 5000 gemme. No ragazzi, io mi vergogno della figura che ho appena fatto. Guardate, secondo me conviene di più fare questa offerta qua ragazzi, secondo me. Per l'account è più vantaggiosa, mo controllo un attimo. Sì ragazzi, vado a shoppare questa qua che mi dà 4000 gemme più o meno, perché tanto alla fine non abbiamo vinto. Quindi non dobbiamo quelle 2000 gemme in più. Ed eccole qua, 13500 puffi. Che ovviamente non ve lo faccio in video perché so che non ve ne frega niente. Ma poi andrò a sbloccarmi questa skin mitica. Perché veramente se no ogni volta devo andare qua, cliccare grande puffo, 900 cosi, così, vai gemme, tutto un casino. Quindi quello lo andiamo a fare dopo e contiamo la prima skin mitica dell'account. Ma ora è arrivato il momento, ruota di Halloween. 300 gettoni e andiamo a spinare. Adesso raga si fa un bel po' di spinetti, eh. Dobbiamo spinare un po' questa ruota, poi andiamo sull'altra ruota e poi continuiamo a shoppare fino a che, non lo so, mi esplode il sederon ragazzi, non lo so. Intanto Jinx, molto bene, se la sblocchiamo è una skin epica che non fa mai male. Ma io vi dico una cosa, io vorrei puntare alla skin speciale di questa ruota, perché ne abbiamo già 40 grazie allo Stumble Pass. E secondo me però serve fortuna. Serve fortuna purtroppo, è cosa che io evidentemente non ho. Dai, io credo in te. Ruota spinna, 35, va bene. A noi non ci fa schifo, ecco. Dai, eccolo, 5, però non sto notando che non c'è tipo una soglia che te ne dà magari 20, che ti aiuta un po' di più. Ce ne sono veramente poche, cavolo, 2, 3, ho visto. Poi forse il più alto era 5, 6, non lo so. Comunque sarà molto difficile sbloccare questa skin speciale, ma se la sbblocchiamo è tanta roba. Anche perché io quella skin sul mio account non ce l'ho. Quindi avercela su questo, che in realtà non è mio, però vabbè. Dai, continuiamo con Krug qua. Veramente brutta, una skin veramente che mi mette ribrezzo. Ma d'altronde ragazzi sono le skin di Halloween, quindi ci sta. Non abbiamo sbloccato niente, quindi io direi di andare a fare altri 10 spinnozzi. Perché io non posso fare 10 spin di una ruota e non sbloccare neanche una skin. Almeno Jinx, eccola qua, sbloccata, l'ho chiamata, 10 precisi, nuova skin nell'account. Bene, cavolo, se bene ragazzi, attenzione! Vabbè, 6, è quello il problema, non ci sono tanti pool di frammenti che vanno oltre magari il 10, il 20, altri 3 non ci fanno schifo. Se continuiamo così, guarda, a me va benissimo, proprio vieni da me, leggendarie 2, sì, però allora... Stumble Guys, tu dovresti iniziare a darmi delle cose un po' più concrete, tipo 6. Oh, mi sta ascoltando. E facciamo che me ne dai altri 5. Magari ragazzi mi ascoltano, non lo so, vediamo un po'. Me ne dati 10 di questo qua, vabbè, non era quello che volevo. Ma mi dai 5 skin speciali? Vabbè, 3, dai. Oh ragazzi, ma funziona questa tecnica. Vabbè, 63. Siamo più o meno, siamo un po' più della metà. No, più o meno siamo a metà, sì, sui 65 siamo a metà. Vabbè, non fa schifo, a noi va bene così, a noi va bene così! Mamma mia!
stavamo per beccare la roba da 50 di quella skin leggendaria. Che ok, era leggendaria, ma la sbloccavamo subito. Peccato, peccato. Dai, andiamo a fare gli ultimi 10 spin in questa ruota. Su, poi andiamo a fare altro, perché veramente mi sto stancando di spinare questa ruota e non sbloccare niente. Ho sbloccato una skin finora. Ma perché adesso è così piccolo? Ragazzi, questo gioco è rotto. Allora, dai, 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 sei... 4 di questo non mi interessano. Oh, io comunque ho una sfiga. Cioè, veramente, matti sfiga nei commenti se siete arrivati a questo punto del video. Non è possibile, ho troppa sfiga su questo gioco. Dai, forza, dai, niente. Oh, madonna, ce ne mancano ancora tantissimi. 74 e 9, più o meno 9, se ho fatto i conti giusti. No, non li ho fatti giusti, ora, vabbè. Altri 6 di questi, molto bene, abbiamo superato la metà. Però credo che spinando i gettoni rimanenti, magari non facendolo vedere a video, non credo di andare a sbloccare. Magari io lo faccio off camera, eh. Io li spinno e poi in caso vi faccio vedere, ma dubito di riuscirci perché ne dovrebbero mancare più o meno 50. Più che altro bisogna avere culo, ragazzi, dipende tutto dal culo. Perché se mo giro la ruota e mi dà solo skin epiche, io non ci posso far niente, almeno questo fammelo sbloccare. Ne mancano 3. Guarda che se non lo sblocco, Guarda che se non lo sblocco. Neanche lui ho sbloccato. Ragazzi, ma che schifo. Sentite, io vado a fare altri 10 spin, non ve li faccio vedere, e poi alla fine andiamo nell'armadietto e vediamo cosa abbiamo sbloccato. Alla fine siamo riusciti a sbloccare questo Krug, molto carino. Il puffo, questo ce l'avevamo. Questo qua abbiamo sbloccato pure lui. E ragazzi, guardate quanto poco ci mancava alla skin. Dov'è? Eccola qua, 96 siamo arrivati, peccato. Bene, 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 ma ora direi di andare a fare altri spin su questa ruota qui, che non l'abbiamo ancora spinnata oggi, e ci potrebbe dare delle grandi soddisfazioni. Mamma mia, se trovavamo subito la skin diretta con quei cosi da 80, veramente iniziamo a ballare la macarena tipo ma no! Di nuovo, me l'ha fatto di nuovo il troll. Non ci posso credere, non ci posso. Oh, due volte, 25. No ragazzi, ma non è possibile. Ogni volta mi va vicino a, tanti frammenti, perché 25 non so. 25, fermati! No ragazzi, io mi sto iniziando ad arrabbiare. Mi sto iniziando ad arrabbiare, io ve lo dico. Dammene tanto. Skin speciale, cavolo, vabbè, 8, va bene. Oh, comunque, Max, questa skin, ragazzi, se vi avete visto i suoi video, l'ha trovata 20.000 volte, l'ha trovata a doppione, l'ha trovata su un altro account. Io non lo so, ragazzi, non l'ho mai trovata. È incredibile questa cosa. Qua continuiamo a trovare questa qua, 8, perché non si sa mai, prima ne potevamo trovare 50 e 25, vabbè. Dai, dai, almeno una speciale dalle ruote, per favore, gioco. Non ce la faccio più. Non trovo una speciale da una ruota direttamente da, penso, non lo... mesi. Dai, dai, so che ce la puoi fare. C'hai la grinta, fermati! Vabbè, sbloccata questa skin epica, va bene, nulla di che. Ed è finita qua, mamma mia che schifo. Dai, gli do un'ultima possibilità a questa ruota, perché mi ha già veramente rotto gli zebedei. Provo a sbloccare la skin leggendaria, spero di farcela con questi 10 spin. E se non trovo la skin speciale, ragazzi, mi dispiace, ma vado a sciupare l'altra, perché io non posso stare qua. Mamma mia, io impazzisco. Sono sempre a tanto così. Ma mi manca veramente poco. Dai, gioco. Ah, 3, non si ha mai, me ne voglia dare di più, eh. Oh mio Dio, ragazzi, io sto impazzendo. Mi servirebbe l'aiuto del Gigi. Il peccato che adesso sta raccogliendo castagni. Io non so cosa fa quello lì. Quello non va a scuola, raccoglie castagni, zappa la terra. Veramente una persona un po' strana. Dammene 10, mio Dio. Io, ragazzi, sono disperato. Io non so cosa dire. Oh, 25. Finalmente, cavolo. Oh, ci voleva proprio una boccata d'aria fresca. Mio Dio. Oh, io non per dire, è la terza volta che arriviamo a un tanto così della skin speciale. Poi stiamo pure farmando un sacco di gettoni Halloween. Oh, questa account sta iniziando a diventare pesante. Solo che mi ci vorrebbero un po'. Beh, mi sa che ce li abbiamo gli stumble coin. Dopo proviamo ad andare a fare qualche spin. Magari non ve li faccio vedere tutti, perché sono gli spin un po' vecchiotti, no? Ma sono sicuro che lì abbiamo una buona possibilità di una speciale. Ne sono abbastanza certo. Dai, 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 fermati. Vabbè, va bene, va bene, va benissimo. Skin leggendaria sbloccata, va benissimo, ragazzi. Va benissimo. Sbloccate entrambe, a noi va bene. Mi faccio volo questi 10 spin e dopo andiamo a fare un altro game, che sarà anche l'ultimo, dove
dove decreteremo se andare a sciupare gli ultimi soldi su questo account. Ragazzi, rimanete sintonizzati, perché qua, ragazzi, adesso si fanno le belle cose. Che poi questa ruota ci servirà un sacco, perché adesso stiamo sbloccando un sacco di skin che sono molto vecchie per Stumble, ma fanno aumentare il valore dell'account. Quindi non male, magari anche se troviamo qualche leggendaria, visto che stiamo trovando solo epic, magari una speciale. Non mi farebbe troppo schifo, devo essere sincero. Dai, so che ce la fai leggendaria, va bene. La prima leggendaria l'abbiamo trovata. Oh, non ero così emozionato da girare sta ruota da penso mesi. Ormai io tutte queste skin ce l'ho nel mio primo account. Quindi mi rende veramente molto felice questa sensazione. Oh, finora comunque nessun doppione. Quelli ci stanno andando anche relativamente bene leggendaria. Peccato, perché poteva andare meglio, ma poteva andare sempre peggio. Ricordate, ragazzi, queste sono le perle del Gigin. Mamma mia, per quanto poco. Questa, ragazzi, è la situazione attuale. Un bel po' di skin epiche. Però, ragazzi, poche skin leggendarie. Ho sbloccato questa shoppando, però nulla di che. È arrivato il momento di fare l'ultima partita del giorno. E questa, ragazzi, decreterà la nostra fine dello shoppamento. E poi vedremo se saremo riusciti nel nostro intento. Bot Bash come prima mappa, la mappa che odio di più. In questa partita non promette nulla di bene. Comunque, se andremo a vincere questo game mozzo, dopo andremo a shoppare tutto quello che ho caricato su questo account. E poi, ragazzi, io non vi farò vedere, perché, cioè, sennò veramente il video dura un'ora. Io non penso che volete vedere io che giro ruote per un'ora, anche se a molti di voi piace, queste ruote piacciono, quindi mi fa molto piacere. Dopo andrò a spinnare 10 volte la skin quella con il puffo mitico, 10 volte quell'altra, 10 volte quello, 10 volte quello. E poi a fine andremo a fare il resoconto e vedremo se siamo riusciti a far diventare questo account un account dignitoso. Da 1000 euro è veramente difficile, perché non ci sono ruote enormi, capite? Non ci sono ruote gigantesche con tante skin dentro. Poi che io non trovo le skin speciali è un altro discorso. Molto bene, ho nei drop. Invece questa mappa mi piace molto. Ok, molto bene. Intanto, ragazzi, qua quando c'hanno i drop nelle semifinali finisce veramente in 5 secondi. Non mi capacito mai come sia possibile. Vattene, brutto player. Ok, vi taglio la strada. Guardate, il king di ho drop sono. Sono il king di Honey Drop, signore. Andiamo qua, che se no cadiamo. Molto bene, saltiamo così. Nel iper chilling, signori. Iper chilling. Dai, finale, concentriamoci. Non possiamo fallire. Oh, che bello. Mi sento a casa su Block Dash, ragazzi. Comunque, cioè, forse è una mia impressione, perché l'altro giorno ho fatto una challenge con Max, che se non l'avete vista, guardate, lasciate stare. Ma sto uscendo un po' di più Block Dash nelle lobby normali. Cioè, ragazzi, in questo momento sto giocando una lobby normale, quindi non ho selezionato mappe, non ho fatto proprio niente. Cioè, in finale mi capita sempre Block Dash, zio Pera. Non capisco come sia possibile. Che poi ci sta, perché è una bella mappa da finale. Però non lo so, io sto cercando di ammazzare qualcuno col mio fulmine, ma sono veramente impedito. Ma comunque, ragazzi, io vedo qua gente che usa dei trick, ma l'account è più o meno creato da poco. Comunque l'ha creato da poco il tizio. Cioè, incontro già gente così forte, la madonna. Comunque, attenzione, tiriamo un bel laserino qua. Mamma mia, che schifo. Ragazzi, ma io non so usarlo. Aiuto, guardalo. Guardateli. Ma io non ho paura. Vabbè che non è che ci voglia tanto fare quel trick. Hai detto, basta avere le emote nel coso. Io non ce l'ho mai, me la dimentico sempre. Eccoci qua, molto bene. Ma cos'è Block Dash Headless? No, non è Headless. No, non aspetta. Zio Pera. Cavolo. Ok, ha perso. Sono eliminato. Vabbè, ragazzi. No. Quando non ho perso. Non mi interessa, ragazzi. Dai, ma come ha fatto a vincere? Io non ho veramente parole. Cioè, questo qua perché ha saltato all'ultimo ha vinto. Vabbè, ragazzi, che devo dire? Abbiamo perso, quindi si shoppa comunque. Ragazzi, abbiamo di nuovo 5000 gemme. Lo so, avevo detto che le shoppavo se vincevo, ma uomini forti, destini forti. Quindi, ragazzi, adesso vi vado a tagliare questa parte veramente noiosa e speriamo di andare a trovare i più speciali possibili. Ragazzi, mamma mia, io penso di essere qua da un'ora. Ho appena finito, ragazzi, con grande piacere vi dico. Abbiamo trovato un sacco di skin. Guardate qua, ragazzi, quante skin epiche abbiamo. Veramente tante. Potevano essere un po' di più, Poi, ragazzi, tante skin speciali. Ma guardate qui, le abbiamo trovate. Questo sbloccato con i puffi. Questa tizia qui sbloccata nella ruota. Quindi questa proprio nuova appena uscita.
E poi uomo pumpkin trovato, che in realtà mi sa che è una sì, è una bambina. Quindi ragazzi, come me lo valutate questo account? Dovete contare che appena è stato creato ho ancora molte cose da fare, tipo qua riscattare roba eccetera. Diciamo che ho avuto sfortuna perché per pochissimo non ho sbloccato pure lui. Guardate quanto mi manca. Aspettate però, io ho ancora 100 gettoni. Ragazzi, andiamo a farci gli ultimi 3 spin del video e speriamo di andare a sbloccare la skin speciale, perché veramente ci manca pochissimo, cavolo. Mi dispiace quasi chiudere il video senza questa skin. Però ragazzi, credo che ormai oh, fermati. Attenzione, ragazzi, ne mancano tre. Ti prego. Ferma. No. Oddio, aspetta. Ci dà altri gettoni, mi sa. Attenzione ragazzi, fermi tutti quanti. Ne abbiamo altri 80. Ragazzi, questo video potrebbe chiudersi in maniera epica. Attenzione, ti prego. Fermati, cavolo. Me ne bastano tre. Dai, zio Pera. Ti prego. Fermati. No, due. No, ragazzi. Non ci posso credere. No, mi è scriptato questo gioco. Me ne manca uno. E non ho più. Non ci posso credere. Guardate ragazzi, dopo quello che è appena successo io sono distrutto. Io guarda, per uno non l'abbiamo sbloccato. Diciamo che questo account attualmente non vale 1000 euro. Assolutamente no. Però ragazzi, io ho fatto quello che potevo. Scrivetemi secondo voi qua sotto nei commenti quanto può valere. Contate che alla fine sono 3 le speciali, perché veramente giochi un po', sblocchi qualcos'altro e alla fine lo vai a trovare. Quindi ragazzi, non è... cioè secondo me ho avuto un po'... Fermi. 10 zucche. Ragazzi, no, questo video è epico. Attenzione. Fermi. Ti prego, dammelo. Ti prego. Non ci posso credere. Eccolo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere. Oh mio Dio ragazzi, il video può finire qua. Questo video ragazzi, io penso duri mezz'ora. Mamma mia. Se siete arrivati a questo punto nel video, commentate con epico. Ce l'abbiamo fatta signori, ce l'abbiamo fatta. 3 skin speciali, 2 skin mitiche. Secondo me questo account un giorno varrà molto, ma è solo l'inizio.